Tramari è un bel progetto. Tramari, il nome è proprio frutto di questo progetto, l'idea di questo tra Tramari, tra il Canale Sicilia e il Tirreno. Tramari come amari, amare in siciliano. Quindi l'idea è proprio quella di trasmettere qua e partire con una nuova idea di cucina che sposa la cucina siciliana d'un tempo, la cucina storica, la fonde alla cucina fusion di oggi, alle esigenze del palato di oggi, per percorrere strade diverse dalla ristorazione classica al sushi all'italiana, al catering di livello, e per trasmettere forti emozioni culinarie che possono essere legate a riscoprire un ingrediente che magari sottovalutavamo, o a estrapolare tutto quello che ha un gambero o un risotto visto da me, che vengo da terra dove il riso si usa per le arancine, e presentarlo in un grande mercato come quello di Forte dei Marmi, che è un centro di arrivo della più alta clientela della Toscana, della Lombardia, quindi che fonde una grande tradizione culinaria, ha una grande tradizione per la movida, per il buon vivere, per il buon mangiare. Quindi quale migliore scommessa? Ripartire dall'Italia, ripartire proprio dalla culla dei, chiamiamoli, ricchi che si possono gustare una cucina di livello.